Quando si dice che il lato B conta, eccolo qua, un Midi GS3 Pro costruito in ceramica, veramente bello il materiale di questo smartphone con un display Full HD Plus con la goccia, un RAM da 6 giga, 128 giga, dual SIM, ricarica fast e una batteria portentosa. Quindi è tutto oro quello che luccica. Per saperlo vi consiglio di iscrivervi qui al canale e di seguire questo video. Ed eccoci qua ragazzi con la scatola di Luxury Ceramic S3 Pro. Abbiamo già visto cosa si cela all'interno della scatola stessa, quindi non rifarò l'unboxing. Sappiate che è presente sia la coverina in similpelle sia la pellicola qua in TPU preapplicata, quindi tanta tanta roba. Eccolo qua lo smartphone in compagnia di alcuni colleghi, Nokia 9, iPhone X, in questo caso Midigi S3 Pro e Xiaomi A2 Lite. 6,3 pollici di display, Full HD Plus, 93% della superficie frontale è display, pochissimi i bordi. Abbiamo un processore Helio P70 octa-core, 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione, memoria espandibile, slot ibrido, due SIM oppure SIM più micro SD. Un'uscita sola per quanto riguarda l'altoparlante, Type-C come porta, versione 2.0, jack audio, microfono e il secondo microfono in alto, con lateralmente ingresso SIM e bilanciere accensione. Guardando un po' la fotocamera, sporge di un pochino, ma viene quasi protetta completamente dalla cover in dotazione, che è questa. Bene, fotocamera c'è tanto da dire perché è una Sony 48 megapixel con una secondaria da 12 megapixel teleobiettivo, quindi ci avvicineremo al soggetto. Nobili i materiali, guardate un po' questa ceramica, quanto è bella, ricorda un po' lo Xiaomi Mi Mix 2. Il tutto con una batteria da 5150 mAh, quindi una super batteria che fa record assoluto di durata, ma poi lo vedremo con calma. Si ricarica anche fast, 18 watt di trasmissione. Cosa dire di questo smartphone? Che non abbiamo il LED di notifica, quindi non abbiamo nessuna lucina che ci fa vedere quando arriva un evento, non abbiamo l'always on display, ma abbiamo il doppio tocco per rianimare lo schermo, abbiamo l'NFC e abbiamo la radio FM. Anche quando sollevo lo smartphone, questo si rianima sempre, molto comoda questa cosa. Sblocco con il volto che vi riconosce sempre quando c'è buona luce, la sera fa difficoltà, e sblocco con l'impronta digitale qua, che funziona molto molto bene. Andiamo un po' a vedere com'è composto lo smartphone con questo drawer che va su e giù con lo swipe. Le impostazioni classiche di Umidigi ci fanno vedere che siamo arrivati alla versione di Android 9 con le patch di marzo 2019, quindi non avremo aggiornamenti ancora. Questo Helio P70, sicuramente me lo chiederete in tanti, a cosa è paragonabile? Beh, è paragonabile a un Snapdragon 660, quindi una fascia media di Snapdragon. E un appunto, ragazzi, questo telefono è molto molto pesante, 217 grammi, si sente in mano, quindi anche quando lo fate vedere agli amici, wow, guarda bello, sì, ma è pesantissimo. Questa è una cosa che devo segnalarvi. Faccio vedere un po' una panoramica, la fotocamera frontale, eccola qua, è da 20 megapixel, addirittura qui numeroni veramente per Umidigi. Piccola griglia, capsula auricolare, niente lucine a intermittenza, niente LED. Come funziona questo telefono? Beh, ragazzi, un Helio P70 in una buona forma, non in una forma smagliante, perché ovviamente io preferisco Snapdragon, ma per le operazioni basilari direi che ci può stare. Vedete, non è immediato anche a elaborare i dati, però ragazzi, non ci si può lamentare, direi una fluidità molto buona. Vi ripeto, uno Snapdragon 660 è il riferimento giusto. Andiamo a vedere un pochino di velocità anche nell'aprire i giochi. Vi faccio vedere Asphalt 8 in azione. Clicchiamo su avanti, avanti, tutto in maniera molto veloce in modo tale da stressare il più possibile la CPU. Intanto vi dico anche che la fotocamera primaria registra video fino a 1080p.
E siamo già partiti, vedete, non è che ci abbia messo tantissimo. Guardate anche lo schermo, quasi tutto display, ricorda molto OnePlus 6T. Siamo partiti, quindi velocità e quasi nessun lag. Vi farei vedere anche un altro giochino, tanto per gradire, Mario Run. E vedete che la giocabilità c'è, l'attesa non è alta, insomma, un giochino, giochini 3D senza alcun tipo di problema. Andiamo a sentire anche l'audio, l'audio che esce da questa parte qua in basso, play. Ecco, molto molto alto, quindi le notifiche suonano a palla, veramente alte, ma i bassi sono quello che sono, un po' chiusi, un po' ovattati, non è certamente un telefono da riproduzione musicale a palla, qui le notifiche si sentono ma la qualità non è eccelsa, insomma un altoparlante rimasto sulla stessa fascia dei Yumidigi da 200 euro. Per quanto riguarda il menu, beh, c'è poco da dire, non è molto personalizzabile, non abbiamo i temi, sfondi widget, ma una cosa che potete fare, ragazzi, è andare a eliminare questi tasti qua in basso nella sezione buttons e andare a usare le gesture, quindi potete poi scegliere da che parte fare indietro, oppure con il multitasking fermarvi qua in avanti, un po' alla Xiaomi o iPhone style. In questo modo avrete tutto schermo, non avrete più spazio riservato ai pulsanti. Questo display da 6.3 pollici in Full HD Plus è molto molto buono, vi faccio vedere un pochino di immagini così, tanto per gradire la qualità, anche ben luminoso, quindi si vedrà bene sotto alla luce del sole, ve lo faccio vedere sotto varie angolazioni, purtroppo è un IPS, quindi non è sparatissimo a livello di contrasti, semplice display LCD. Vi parlo anche della durata batteria, perché questi 5150 mAh hanno permesso di farmi fare il record con utilizzo prettamente wifi, poco a giro, ma diciamo 70% wifi, 30% dati in mobilità, però ragazzi guardate qua che numerone, 10 ore di schermo attivo, super batteria e si ricarica molto molto velocemente. E adesso passiamo anche alla cosa che vi appassionerà di più, la parte fotografica. La parte fotografica di questo S3 Pro vede l'intelligenza artificiale, vedete come la possa attivare o meno, quindi l'intelligenza artificiale tenderà a riconoscere cosa sto fotografando e vi aiuterà anche nella messa a fuoco, nell'esposizione, nel cambiare determinati parametri. E nella parte qua in alto, vedete, non so se si riesce a vedere ragazzi, così forse si vede, abbiamo 48 megapixel, quindi se voi andate a premere qua potete scendere a 12, ricliccate 48, quindi potrete scegliere la risoluzione, il taglio della fotografia, e qua abbiamo lo zoom. Se io vado a premere, automaticamente zoom 2x, ecco, vediamo se qua, ve lo metto su una scena più buia così lo riconoscete, 1x e 2x, quindi potrete avvicinarvi molto al soggetto con la seconda cam che funge da teleobiettivo, oltre a aiutarvi nell'effetto bokeh. Fra le impostazioni della fotocamera possiamo scegliere le varie dimensioni delle fotografie, questi sono tutti i tagli a disposizione, e poi altri settaggi tipici di Yumidigi. Andiamo a vedere anche un pochino di possibilità, quindi video, timelapse, immagine standard, la fotografia pro, quindi con molti settaggi manuali, abbiamo la modalità stereo, quindi possiamo andare a sfocare quello che sta dietro al nostro bel faccione o al soggetto, e la modalità rallentatore. Quindi un software fotocamera molto molto ricco. Andiamo anche a fare un esempio, andiamo a mettere a fuoco e scattiamo una fotografia, vedete come sia molto molto veloce. E come scatta le foto questo S3 Pro? Beh ragazzi, guardate, in notturna, mano ferma ma fermissima, altrimenti la foto viene mossa, però i risultati sono buoni. E qui invece cominciano qualche rumorino di troppo, ahimè, secondo me siamo ancora sotto i numeri dichiarati, cioè non è fondamentalmente una 48 megapixel di qualità, anche se è di Sony, dicono, dovrebbe fare grandissime foto, e a volte le fa, perché guardate un po' questa fotografia qua, mano fermissima, mi raccomando, la fotografia è venuta molto
molto bene sia senza zoom sia con zoom. 2x, quindi senza muovermi minimamente, vado ad avvicinarmi tantissimo al soggetto. Selfie, secondo me ancora sottotono, da una 20 megapixel ci si aspetta molto, quindi io ho provato in ambienti chiusi con luce artificiale, ma boh, secondo me c'è troppo rumore anche qua con questo gioco di luci. Guardate come è venuto impastata questa zona tutta illuminata dai LED. Bene, invece con una buona luce a disposizione. Molto bene da vicino, quindi vi devo dire la verità, molto molto bene da vicino, molto molto bene con l'effetto sfocato, l'effetto stereo che va a togliere un po' di definizione dietro al soggetto. Ancora una foto senza zoom e con scarsa luce e una foto con 2x, quindi 2x molto molto buono a mio avviso. E qui ancora la modalità stereo attivata con l'intelligenza artificiale e vedete come abbia messo bene a fuoco il mio bel faccione e sfocato il dietro, anche se secondo me i colori continuano a essere un pochino surreali, non so, secondo me c'è da lavorare ancora sul software di questa fotocamera che sulla carta promette bene, però ogni tanto mi fa dannare un po' fotomosse, un po' sotto le aspettative, insomma da questi numeri mi aspettavo molto molto di più, anche se ragazzi credetemi, non è affatto male rispetto alle precedenti generazioni di Umidigi in cui le foto erano quello che erano, insomma non mi fate parlare. Ebbene, considerazioni finali su questo S3 Pro, cosa dire? Beh, un telefono che sicuramente è ammazzato dalla concorrenza spietata di Xiaomi, perché questo costa 289,99 euro ufficiale, si trova ovviamente a meno, vi metterò tutti i link qua sotto per acquistarlo, però è vero ragazzi, quando c'è Xiaomi che vi propone telefoni sui 200 euro, questo non è che risalti tanto all'occhio. In realtà non gli manca nemmeno niente fondamentalmente, ma reputo ancora questa interfaccia un pochino priva di personalità, un pochino acerba, e poi quel reparto fotografico maledettamente Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Sì, i numeri sono alti, 48 megapixel più 12 potrebbero farvi brillare gli occhi, ma come avete visto nella recensione è un po' altalenante il risultato, serve una mano ferma, serve buona luce, insomma la strada è buona, ma è ancora lungo il cammino da percorrere, quindi riflettete e fatemi sapere su questo Umidigi S3 cosa ne pensate, se lo comprerete, se non vi piace potete anche dirmi questo, ma io sono pronto a cogliere tutti i vostri commenti. Mi raccomando, like al video e noi ci sentiamo presto al prossimo video, alla prossima recensione, ciao!